questi giorni sui giornali. Da me questo non avverrà mai. E questo rispetto al dato generale. Rispetto al dato specifico, è una notizia dei quotidiani su quali io ho molto da discutere, perché oggi siamo arrivati che non solo una volta ci si difendeva dai processi, poi ci si difende nei processi, adesso ci si deve difendere sui giornali da accuse che piovono senza un elemento di riscontro. Ho anche letto che il Procuratore della Repubblica avrebbe smentito una notizia che non si sa chi ha dato. Insomma, veramente siamo sul campo del ridicolo, ormai siamo una Repubblica delle banane, dove sono i quotidiani che spesso hanno rapporti anche finanziari con gli enti e magari qualche volta sono dispiaciuti che non ce li hanno più, che fanno le accuse di carattere pubblico. Poi vedremo alla fine questa vicenda come andrà a finire. Io penso che è anche aria finita. Vedete, chi scrive non sa neanche di che cosa parla. Il voto di scambio può avvenire solo per consultazione elettorale e non certamente per congressi di partito. Uno, quindi questo reato non esiste. Secondo, se ci sono stati dei reati nel corso dei concorsi pubblici, certamente non li commette il presidente della provincia, ma se sono stati commessi dei reati, sono stati favoriti delle persone, sono stati i dirigenti che lo hanno fatto. Mi sembra strano che addirittura sia indagato il presidente della provincia e non sono indagati i dirigenti e i funzionari che hanno fatto parte della commissione. Mi sembra veramente un cumulo di sciocchezze, e peraltro c'è un silenzio assordante invece su altre vicende più gravi. Questa amministrazione provinciale, da quando è arrivata, ha denunciato tantissime cose, fatto arrestare parecchi dipendenti provinciali. È normale che ci sia qualcuno di questi arrestati che voglia vendicarsi lanciando calunnie nei confronti di chi lo ha denunciato, perché è un ladro, non certo perché siamo cattivi. Poi andremo a leggere tutte le carte e vedremo chi scrive e chi dice cosa, ma io sono convinto che i magistrati già stanno con chiarezza capendo che ci sono persone che prima qui facevano gli imbroglioni, grazie a me e all'amministrazione non lo fanno più, e sono un po' arrabbiati. È comprensibile, ma si devono arrabbiare con loro perché sono dei delinquenti.